Buongiorno amici miei, oggi vi parlerò dei 6 anni di Suning da quando hanno iniziato ad oggi all'Inter, raccontato dalla Gazzetta dello Sport, dal giugno 2016 alle ultime ore in cui si parla della cessione del club nerazzurro. Il 6 giugno 2016 Suning diventa il maggior azionista dell'Inter acquistando il 68,55% delle azioni del club. L'indonesiano Tohir, che rimane presidente, rimane con il 31,5% delle azioni e lo 0,40% rimane in mano ai più piccoli azionisti. Dopo ben 21 anni esce di scena l'infinito presidente Massimo Moratti. L'investimento del colosso cinese dell'elettronica e dell'e-commerce è importante. 128 milioni per le azioni di Tohir e Moratti, 142 milioni di aumento di capitale, più 310 milioni di prestiti alla società in 3 tranche. Quasi tutti trasformati in capitale sociale, ma questa è un'altra storia che non ci compete. La società Suning ha investito ben 662 milioni di euro in tutti questi anni all'Inter. Da adesso in poi inizia quello che penso io. Suning per tanti anni ha creduto in questo progetto, non avrebbe investito sicuramente 662 milioni in questo club ed era convinta e sicura di riportare l'Inter sul tetto del mondo come fece Moratti. Ma poi nel 2020, dopo gli acquisti di Lukaku, Hakimi, dopo che tutto sembrava veramente rose e fiori, arriva la pandemia. E quando arriva la pandemia, lì succedono i guai seri. Succedono i guai seri e tra prestiti da Oaktree e quant'altro, tra il governo cinese che blocca i fondi, tra il governo cinese che comunque non permette di investire più del dovuto a proprietari di società italiane, cinesi ovviamente, e quindi diventa tutto più complicato, tutto peggiora e tutto si fa più scuro. Ma in quell'anno lì riesce a vincere il trofeo italiano dopo tantissimi anni, che è quello dello scudetto con Antonio Conte. L'estate dopo lo scudetto, purtroppo, sia Antonio Conte che Hakimi che Romelu Lukaku lasciano l'Inter. Arriva alla corte nerazzurra Simone Inzaghi, che comunque vince 2 trofei, nonostante purtroppo per 2 soli punti perde lo scudetto 2021-2022. Adesso si parla di cessione imminente di Suning. Si parla di americani, si parla di arabi. Chiunque sarà, l'importante è che l'Inter e gli interisti ritrovino la loro serenità. Questa è la cosa fondamentale. Vi bacio.